L'altro giorno, camminando pian piano nel bosco, ho notato dei cambiamenti strani. Gli uccelli non cantavano più come al solito, il sole non riscaldava più come prima, il vento invece era particolarmente giocoso, alzava le foglie e mentre passava fra i rami più alti faceva un rumore particolare, come se i rami fossero gli strumenti e il vento il musicista. D'improvviso davanti a me vedo una bellissima foglia colorata di colori caldi, giallo, rosso, marrone. Ah, certo! Sono i colori dell'autunno! Ed ecco la prima foglia caduta! Gli alberi della foresta rilasciano tutte le foglie perché si preparano all'inverno. Ma anche noi ci prepariamo per l'inverno. Ecco, io, per esempio, raccolgo tante noccioline, ghiande e arachidi. Le metto da parte per quando non sarà più stagione. Ah, ecco Michele! Ciao Michele, cosa fai? Sto preparando la casa per l'inverno. Raccolgo le foglie e le dispongo tutte in cerchio, così la mia casa è sempre bella calda. Io adoro l'autunno. È vero, pensai. Il bosco è particolarmente vivace. Gli uccelli migratori preparano le valigie e si spostano verso il sud. È magnifico guardarli. Ciao, ci rivediamo a primavera! Ma cosa vedo? Un albero pieno di castagne. Le castagne sono buonissime, le mie preferite. Le raccolgo un po' e le porto a casa. Le castagne da fuori hanno tante punte. Assomigliano un po' a Michele il riccio, non pensate? ma quando le sbucciamo e tagliamo la parte spinosa, arriviamo al frutto. Una castagna buonissima. Ah, idea! Farò una festa e invito tutti a mangiare le castagne arrostite. Oh, vi devo salutare, vado a preparare. Ma venite anche voi a cena con noi? Ciao amici del bosco, a presto! Alice sempre in cerca.